Buonasera benvenuti a Otto e mezzo. Buonasera benvenuto Fabrizio Buonasera. Barca, economista, ex ministro e impegnato in una proposta di rilancio del suo partito, del Partito Democratico. Giusto corretta Giusto. così la presentazione? Assolutamente. <ride> Buonasera Chiara Gamberale, scrittrice conduttrice radiofonica. Buonasera Massimo Franco. Buonasera e Lì. bentornato, Grazie. notista del Corriere della Sera. Allora, oggi come avete sentito Enrico Letta ha abolito per decreto il finanziamento pubblico pubblico ai partiti. ma questa è una sfida lanciata a Grillo o a Renzi. Pubblicità Allora, dottor Barca, oggi Enrico Letta ha abolito per decreto il finanziamento pubblico ai partiti politici. Questa è una sfida più a Renzo Grillo, cioè, più a Beppe Grillo <ride> bella o che bella eh, lapsus o a Matteo Renzi ma io con franchezza spero che non lo sia a nessuno dei due, perché l'idea che si tocca una questione delicatissima, che è quella di come i partiti trovano il finanziamento, avendolo usato malissimo con una pessima legge. E questo sia una rincorsa al pop, cioè essere particolarmente popolari sarebbe drammatico. Tra l'altro a me questa legge non piace, lo dico con molta Perché? chiarezza Beh, ha un pezzo importante, positivo, che il Presidente del Consiglio ha valorizzato, che riguarda la eh, necessità, l'obbligo dello Statuto e della certificazione dei bilanci. Eh, dopodiché eh, la soglia per i contributi privati è altissima. Sono trecento zero euro per le persone, molto più alta di quella di, di molti altri Il paesi. 200 per Tutti no? noi cittadini ci troviamo a dover pagare perché quando si decontribuisce una donazione pagano gli altri, eh, va sulle tasse, quindi noi ci troviamo a pagare per i contributi i lauti che verranno fatti da alcune persone a dei partiti, quindi c'è un contributo non voluto. Il 2 per 1000 ovviamente <ride> non consente, eh, eh, favorisce quei partiti che, hanno, che raccolgono un elettorato particolarmente dan danaroso, che ha più fondi da mettere. Non è una buona legge eh, eh, ed è responsabilità non del Presidente del Consiglio, ma del Parlamento di non averne fatta una di migliore. C'erano delle proposte sul tavolo, Piero Ignazzi ne ha messa una. Eh, mm. Non ma, è una buona legge. Ma il Partito Democratico può vivere senza finanziamento pubblico tradizionale? Ma guardi, eh, la, la necessità di una legge era evidente, nasceva dal fatto che i partiti erano arrivati a dipendere in maniera quasi integrale, non mi ricordo più se per tre quarti o quattro quinti dal finanziamento pubblico. Un partito deve vivere soprattutto dei finanziamenti dei propri iscritti e della capacità di raccogliere finanziamenti su dei progetti, eh, cosa che lei ma... adesso co comincerà poi? Cosa che il, come... mondo, che il mondo mm. nuovo fa, che i giovani fanno. Detto ciò, però, un finanziamento pubblico è, è necessario. Se il Partito Democratico eh, riesca a farlo o no, non ne ho la più pallida idea. Mm. Massimo Franco, tu come valuti questo um, cambio di passo di Enrico Letta? Ma, credo sia un cambio di passo che è reso necessario dal fatto che l'opinione pubblica ritiene che la classe politica non abbia tagliato i costi, che abbia chiesto agli altri di farlo, ma che in sé la classe politica non abbia fatto nulla. Quindi c'era l'esigenza, secondo me, di rispondere più che a Grillo e a Renzi, che pure sono due elementi che pongono questo problema in modo diverso, per fortuna, c'era l'esigenza proprio di cominciare a dare un segnale, perché già non si era fatta la legge elettorale, la cos Corte Costituzionale aveva delegittimato la politica. In più si va verso una fase in cui la crisi economica forse, forse, forse rientra, ma non con grandi speranze di una soluzione rapida, credo fosse mm. una scelta in qualche modo obbligata, con tutte eh, le ambiguità di una legge di questo tipo. Mm. Eh, beh, Chiara Gamberale, ehm, tu sei in classifica con eh, questo libro edito dalla Feltrinelli, che si chiama Per dieci minuti, che è il tuo minuti. nuovo eh, romanzo, che parla eh, di cambiamento no? e che suggerisce anzi di fare cose che non abbiamo mai fatto. Questo vale anche per la sinistra? Beh, eh, nel libro si racconta una riforma personale, diciamo così, eh, perché la, la protagonista, che stranamente porta il mio nome e fa la scrittrice, anche lei, <ride> ecco, <ride> è, è, è in un periodo di, di stallo della vita. Eh, è finita una lunga relazione sentimentale ed è finita una lunga avventura professionale. Eh, passata la fase del dolore cocente, si ritrova... Smarrita nel, nella fase del pantano e dunque ispirata da Rudolf Steiner fa questo gioco, cioè per un mese, una volta al giorno, per dieci minuti, fa una cosa che non ha mai fatto, ma comincia da, da piccole cose, suona il violino, si mette lo smalto fucsia, cammina di spalle per via nazionale, però lentamente e progressivamente arriverà a dire un sì e un no. Che non sentiva di avere dentro e soprattutto capirà come le nostre abitudini a volte rischiano di essere dei vizi. Mm. Quindi sì, per la sinistra potrebbe andare bene, potrebbe essere una suggestione poetica interessante. Maurizio eh. uh, Parca, lei cosa farebbe per 10 uh, minuti? Uh. No, l'impressione che ormai lo sto facendo da sei mesi, cioè mentre sentivo <ride> la protagonista con la sensazione di, avere, di essere andata a, a, a testa indietro per via nazionale. Eh, no, credo che sia importante nella vita rispondere alla testa, sicuramente anche un pochino alla, alla pancia e sapere scantonare, fare il passo del cavallo Ma la sinistra mh, diciamo che ha avuto un grosso cambiamento nel momento in cui si è affidata a Matteo Renzi, no? Pu può bastare secondo lei? Beh, tanto Renzi, eh, 12 ore dopo, forse 6 ore dopo, ha dato il primo segnale di attuazione di quello che aveva detto, cioè ha creato una segreteria ex novo, io ho detto con l'apprezzamento che uno poteva avere per le precedenti segreterie, che era la prima segreteria da tempo fatta di persone come dire, che uno aveva visto in giro per la società e per il mondo, in giro per le strade del mondo, in giro per le associazioni. E per sì, i luoghi, che hanno cioè, l'età di Chiara Gamberale. Non, non solo per l'età. Cioè, 35-36 anni, ma non solo per l'età. Non solo per l'età, no? anche per un senso di essere, di essere in questo mondo, di non essere dentro a un'associazione chiusa. Quindi questo segnale l'ha dato. Ovviamente gli resta molto da fare, però l'importante è, è, è non stare ad aspettare, come non dovremmo mai aspettare, che succeda tutto in 100 giorni. Mm. Qual è la cosa più importante che deve fare Renzi, la prima adesso, da neo segretario del partito? corrispondere a un'associazione che è il Partito Democratico che ha dimostrato con tutto il, con il più brutto anno della sua storia di essere ancora credibile per almeno per il 6% dell'elettorato i 3 milioni che hanno votato corrispondere alla capacità che ha questa organizzazione di sapere lavorare e non pensare subito al passo successivo che è quello di governo per governare bisogna avere alle spalle un pensiero dei sentimenti, e, e fino a prova contraria, nel mondo democratico questi riproducono i partiti. Massimo Franco. Beh, sono molto d'accordo sul fatto che non ci sono scorciatoie. Credo che Renzi, prima di tutto, deve in qualche modo riformare un partito che ha capito aveva finito una storia, ha rischiato e ha vinto, avendo capito che aveva davanti dei fantasmi, almeno alcuni, che non sono naturalmente i suoi competitor. Alle primarie, ma diciamo così, una classe dirigente che era un po' esangue. Devo dire anche che ricordo una frase che aveva detto Fabrizio Barca, che era un seme di scetticismo, aveva detto: Se non sbaglio, non vorrei che la rottamazione fosse il nuovo volto del gattopardismo. Vedendo questa corsa ad abbracciare Renzi, che c'è stata da parte di una bella fetta di nomenclatura, questa frase sua mi riecheggia un po' ecco, nell'orecchio. Però a me è piaciuta una sua frase che lui ha accolto spiritosamente quella notte davanti a tutti, quando a un certo punto ha detto eh, Non cambierò soltanto le persone, cambierò il metodo. Bene. Anzi, vi dico di più, dato che mi dicono che c'è una corrente renziana, è sciolta. Questa frase è stata accolta nel silenzio assoluto della platea, se ne è reso conto e ha commentato Non è stata molto apprezzata questa frase. Questo scambio tra i suoi e lui, io l'ho trovato un segno Positivo sì. mi è venuto di dire forse, forse è vero che sono saliti tanti, ma forse li farà scendere, li mm, farà scendere. Chiara, per tornare un secondo alle primarie, tu sei andata a votare Io le primarie votare, e hai votato, votato per sì, Renzi. Sì, 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 sì. Ma perché si rappresentava eh, e... il meglio del cambiamento perché? Ma intanto, sì, il cambiamento, questa è una parola che eh, a me, a livello personale, fa paura, altrimenti non avrei scritto questo libro. E poi, dopodiché, però, eh, ne riconosco la l'assoluta necessità, uh, mentre a livello politico io seguo il blog di, di Barca eh, dove c'è scritto il 99% delle persone che conosco dei cittadini italiani vuole cambiare, però rischia di essere una parola un po' vuota, no? tipo a mosca, a mosca, se non si correda di paroline quando, come e a me sembra che Matteo Renzi queste, queste paroline le usi, eh, io l'ho votato con entusiasmo, sì. Sono curiosa. Eh, ehm, avresti votato per Fabrizio Parche? è allora, stato in non corsa. Finire. No, eh si no, io... Io... <ride> Alle primarie? Non lo so, io, io ho votato anche alle prime primarie, Matteo Renzi. Quindi, Poi insomma... ho letto un pezzo molto, molto divertente di Annalena Benini, dove c'era scritto che. è uscito qualche giorno fa: che quando ha perso uh, è stato ancora più simpatico a un certo elettorato di sinistra che se perdono. Ti puoi fidare di più, <ride> <ride> però mi stava simpatico già da prima. Ma eh, Marca, eh, noi sappiamo che in realtà le hanno chiesto, anche con una certa insistenza, no, di eh, correre per le primarie del Partito Democratico. Perché ha rifiutato? Non so se me l'hanno hanno chiesto, Sono, ho capito che era una possibilità, ma eh, devo dire, eravamo qua insieme, non avevo mai pensato di farlo quando... Oh, eh, me, Può essermi venuta la tentazione, ma non aveva senso, non aveva senso perché inevitabilmente, di fronte a questa forza dirompente, a questo segnale visibile, eh, immediato, di, di cambiamento. Sì. Per quanto potessi essere diverso, tu, tu persona, io un altro, alla fine ti ritrovavi sulle spalle il carico del passato. Cioè aveva paura di essere usato da... La possibilità da di essere usati era sarebbe stata altissima, soprattutto per uno che arrivava da fuori, eh, che pretendeva di fare il Cavaliere Bianco e che non conosceva nel territorio. Non ci avevo pensato prima, l'ho escluso dopo, con facilità. Mm. E devo mm. dire la verità. Quando lo comunicai a Genova eh, al festival che mi venne chiesto alcuni espressero delusione, ma moltissimi mi dissero ma allora eri, eri proprio vero, cioè non l'avevi fatto come raffinata manovra okay. e credo che ognuno di noi sia, abbia errori diversi. E certi no, è incredibile come segnano la nostra storia, più di sono così, più decisivi di certi così, sì, è incredibile. È eh, poi lei doveva dire anche qualche sì, eh, Fabrizio Vanni. Sì, no? eh, sì, no, eh, sì. ne, ma... ne ho detti tanti se vita. vuole avere diciamo, un ruolo mh, di rilievo nel Partito Democratico. Ma di questo eh, parliamo subito anche mh, con il punto di Paolo Pagliaro Ma mh, prima le volevo chiedere di Cuperlo Lei ha votato per Cuperlo? No? Io votavo per Civati. Ah, per Civati, sì, sì. Vero, vero, vero. Ecco, Cuperlo oggi ha accettato la proposta di Renzi di diventare, domenica poi tutto ciò sarà fatto, eh, presidente del PD. Eh, ha fatto bene, secondo lei? Questo lo sa Gianni Cooper, è una persona di, di tale eh, umanità, oltre che di cultura, però anche di tale umanità che se l'ha fatto sa, sa di caricarsi il peso, di, 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 di prendersi il, il rischio, eh, volendo lui continuare a coltivare i proprie punti di vista, che non sono gli stessi. Eh, si prende un rischio, se lo fa lo, evidentemente lo, ri, ritiene che possa essere utile a scongiurare qualunque tentazione che peraltro secondo me non c'è mai stata di una, di una, di una eh, scissione o di una, o di una disaffezione di un pezzo del Partito Democratico quando, ma così non quando... è più, diciamo, più unito il Partito Democratico Appunto. con Cuperlo sì. con questo segnale io credo che lui abbia sentito di fare un po' assomiglia un po' In termini di sacrificio a quell'altro straordinario atto che è quello di Romano Prodi di andare a votare, nonostante, nonostante come il Partito Democratico l'avesse trattato, ci sono delle persone sì. che ci, ti puoi trovare sì. nella vita in delle condizioni in cui non puoi dire di no. Ho capito. Adesso vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché eh, naturalmente anche molti di voi si saranno chiesti, si chiedono che ruolo, che futuro avrà Fabrizio Barca nel Partito Democratico. Sentiamo il punto. Chi prova a immaginare lo scenario prossimo venturo, fatica a trovare un posto per Fabrizio Barca. Nel centrosinistra la competizione tra Matteo Renzi ed Enrico Letta non sembra lasciare grande spazio ad altri sfidanti nella corsa o nella marcia, questo lo vedremo verso Palazzo Chigi. Si può tuttavia ragionevolmente pensare che il mestiere di segretario del PD non sia quello preferito da Renzi e che nemmeno Letta lo veda come un possibile impiego futuro. E dunque non è escluso, anzi è probabile, che tra un anno o due nel PD un ruolo importante possa averlo proprio Barca, l'economista ex ministro per la coesione territoriale, che in aprile aveva lanciato un manifesto per la ricostruzione del partito e che poi era stato dato per disperso, mentre al fronte si combatteva la battaglia delle primarie. In realtà Barca ha usato questi mesi per tessere la propria tela, girando l'Italia, discutendo in centinaia di circoli e associazioni, incontrando migliaia di iscritti e simpatizzanti della sinistra e lasciando traccia di questa insolita consultazione di massa in un blog. Il bilancio lo ha fatto in un libro, La Traversata, dove a un certo punto a Stefano Feltri che gli chiede cosa intenda fare in concreto, Barca spiega che il PD ha davanti una lunga marcia e che lui intende accompagnarlo. E infatti domattina a Bologna, in un luogo come la Casa del Popolo che lui, Dio lo benedica, non chiamerebbe mai Location, Fabrizio Barca presenterà la fase 2 del suo progetto che consiste nell'applicare concretamente le idee sul partito nuovo in un numero limitato di luoghi, trasformati in una sorta di prototipo. L'iniziativa si chiama Luoghi Ideali, prevede una piccola macchina organizzativa che costa 40.000 euro e viene finanziata con una sottoscrizione online, soglia massima 500 euro. Fabrizio Barca, mh, due cose. Domani nasce una specie di sua corrente. e Ne ha parlato con Renzi di questa sua iniziativa, della raccolta fondi, eccetera. eccetera. Aveva altro da fare, ma gli ho mandato mail. Poi lui le legge, quindi sicuramente gli ho mandato anche una stasera e un'altra quando esco da qua. Ma ehm, corrente, per carità. Eh, quello, quello Però che... non, non si è espresso perché... ancora Renzi? Non... L'ultima lo... eh, volta che abbiamo parlato di circoli territoriali, perché io vado a lavorare il mio ruolo, io faccio il territorialista di mestiere, io penso che questo paese abbia nel tessuto profondo, come direbbe Derita, nelle filiere private, pubbliche del terzo settore, da Padova, a Ferrara, ero in Sicilia a Gela a Corleone l'altro giorno, eh, abbia il meglio di sé in questo momento, eh, altrimenti il paese sarebbe saltato a gambe all'aria se dipendesse soltanto da Roma ha uh, ah, il meglio del paese e il Partito Democratico dei Territori, questi 6.000 circoli territoriali, questi 300.000 iscritti, almeno una parte dello di loro, quando hanno una leadership rilevante possono cominciare, non devono aspettare Roma, possono cominciare. Noi abbiamo delle emergenze da, 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 da Prato a Taranto, dalla cura dell'infanzia, gli anziani, la SLA, Abbiamo emergenze territoriali molto pesanti, non presidiate. La società oggi si manifesta in maniera brusca, tesa, c'è un clima cupo qualche volta, si dice no? in questo momento. Direi anche un po' inquietante. E il presidio no? di questo clima cupo il, è ridare alla società la sensazione che ci sia un soggetto che non è lo Stato, che non è il governo, ma è un partito, un'associazione eh, della quale puoi andare eh, a gridare, a urlare, a dire la tua, che, che forse guarda, addirittura ti interpreterà e darà come dire, eh, conclusioni concrete alle tue idee. Questa è la mia idea. Domani a Bologna arriveranno, ci sarà il, il segretario provinciale del Partito Democratico di Bologna, poi ci saranno cinque segretari provinciali di tutta Italia, Renziani, cuperliani, civatiani, semplicemente persone che stanno da sole, senza Fabrizio Barca perché se l'erano già inventato da sole, costruendo un nuovo modo di essere associazione nei territori. Metterli insieme, lavorare con loro, portarci un po' di volontari, una trentina di persone, di professori, di assistenti, di esperti, di amministratori che vogliono spendere il sabato e la domenica a dare una mano è, il è lo scopo di questa operazione quindi Renzi le deve dire un grande grazie se lei continua a fare questo lavoro o no se ne intravede il senso che il rinnovamento molto forte, brutale, dall'alto deve, deve rispondere alle mail sono tre che non gli ha risposto no, no eh, ma le, no. Non, so, non le risponde mai Sì. Comunque mi risponde, sembra, sì. risponde, ah, risponde. Eh, mi sembra una no. riscoperta dei livelli intermedi e dei corpi intermedi che sono saltati sì. in questi anni quindi è anche un altro tipo di politica un altro modello di leadership per rispetto a leadership molto personalizzata e verticale si torna ad un tipo di politica che è una politica che ricostruisce un tessuto. Il problema è capire quanto questo sia percepito quando noi abbiamo invece delle leadership che si stanno riaffermando sul piano mi pare un po' verticale e personalistico. Se pensiamo a Grillo, pensiamo a Berlusconi molto ammaccato, ma che comunque è quello pensiamo anche un po' a Renzi, almeno a Renzi di prima delle primarie era questo, come si concilierà con un movimento come il suo? Se siete complementari oppure se in qualche modo poi ci saranno elementi di tensione e di conciliare questi due modelli? Ma la complementarietà, secondo me, che il, il punto è questo: la complementarietà secondo me si trova quando eh, si passa ai fatti. Eh, Renzi parla spesso di cura dell'infanzia, degli anziani, parla spesso di scuola. Uh, cambiare il sistema della scuola per alzare il livello della nostra competenza, dei nostri ragazzi, per ridurre i divari enormi che ci sono fra i bravi e i non bravi, che è il problema più serio ancora, uh, lo fai dall'alto lanciando delle operazioni sensate, poi lo fai riacchiappandolo dal basso e ridando il senso a quegli insegnanti furibondi che non hanno capito la riforma fatta da Roma, da Renzi, che non l'avranno capita, uh, all'attenzione di, di quelle imprese che non trovano dall'istituto professionale i lavoratori che... Che, che gli vengono dati, eh, negli altri paesi non è un sogno eh, riformare dei settori, soprattutto dei settori di servizi non vuol dire soltanto fare una norma da Roma vuol dire, eh, come dire presidiarne il processo di attuazione attraverso dei soggetti, corpi intermedi sui territori che gli diano corpo, in questo senso può essere complementare C'è cioè non... un problema di cultura politica Presuppone capire che governare vuol dire presidiare l'attuazione attraverso i territori, sono se questo diventa chiaro la complementarietà funziona. Pu può diventare chiaro secondo te Massimo? Può eh, io penso di sì, anche se, ripeto, qui andiamo verso un periodo nel quale sia per le elezioni europee sia per le tendenze che si vedono, intanto abbiamo i tre maggiori leader dei partiti che sono Grillo Renzi e Berlusconi che sono fuori dal Parlamento e questo può comportare una tensione crescente e una tentazione di delegittimare il Parlamento. Barca è fuori dal Parlamento. Barca non è ancora segretario del PD, quindi non c'è questo rischio, per fortuna. Secondo, andiamo verso una campagna elettorale nella quale temo che le componenti anti-europee e populiste saranno più forti di prima. Quindi ci sarà, credo, un problema di conciliare questo movimento che sta cercando di organizzare Barca e che secondo me vuol dire riportare molte persone a votare perché molte di queste persone si sentono abbandonate, probabilmente certo. sono le stesse che non riconoscendosi più né socialmente né politicamente nessuno vogliono trovare una nuova rappresentanza. Bisogna capire come riusciranno ad essere intercettati non solo dal dottor Barca, ma anche dagli altri dottori che sono in Parlamento e al governo, oppure semplicemente nei partiti. Questo è un grande punto interrogativo. Grillo, Barca, secondo lei eh... Continuerà questa sua fase di crescita o come, come lo vede osservandolo un po' dall'esterno in queste settimane? Ma dipenderà anche molto dal punto che è stato sollevato, da come il Partito Democratico saprà presidiare le elezioni europee. Se il Partito Democratico si lascerà identificare come il partito che difende ad ogni costo l'Europa che c'è in questo momento e non invece come il partito che anticipando le mosse di, 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 di Forza Italia e di 5 Stelle dice questa Europa non è sostenibile, questa Europa è uscita dai binari dell'integrazione politica. Ma lo e può dire Letta secondo lei? Non è Letta, è il Partito Democratico. Letta è Presidente del Consiglio, è Presidente di tutti gli italiani, sarà domani il responsabile del semestre. Il Partito Democratico è un partito che ha una sua linea e domani si troverà ad avere la richiesta, ad esempio, di votare un candidato unico per la presidenza della Commissione europea. Il Partito democratico italiano non può accettare di votare anche una persona del valore di Schulz senza subordinare questo voto a quattro o cinque requisiti fondamentali che non, che non implicano modifica del trattato, ma implicano, ad esempio, l'attuazione la eh, della flessibilità del patto di stabilità degli investimenti che oggi bloccano l'attività di investimento, non solo in Italia ma nel resto d'Europa che significa mettere la questione della portabilità sociale dei diritti, questione fondamentale mm. oggi in Europa, servono a far risentire eh, gli italiani che laddove hanno perso un po' di cittadinanza italiana devono pretendere e il Partito Democratico è il partito che può dare loro più cittadinanza europea. Se il Partito Democratico fallisce nel dare il senso che, che, che questa Europa non ci va bene e che votandolo alle Europee questo partito peserà nel Parlamento europeo per cambiare l'Europa, a questo punto lo spazio per, per Forza Italia e per 5 Stelle è enorme. enorme. Eh, chiara, tu temi l'ascesa di forze, di movimenti eh, sempre più anti-europeisti e xenofobi. Fatali, certo. No, ma io poi pensavo, mentre stavamo parlando, mi è messo questa, questa possibilità del. Nel mio libro in chiave politica eh, io dico l'uscita da Egoland quando si soffre, lei esce da. la chiama Egoland, il narcisismo, l'egocentrismo, ego, e attraverso una traversata in tanti mondi che non sono suoi, lei esce da questo, da, questo, da questo Egoland. E io spero che questo lo facciano anche le persone che adesso ci rappresenteranno: non attaccarsi a. Ehm, una visione eh, all'ego, ecco, ma uscire e andare a vedere fuori e questo secondo me farà sì che questi fenomeni magari muoiano da soli perché la responsabilità certo è, è della politica di quello che sta succedendo. Questo è, è, è molto wishful thinking si direbbe no? in, in inglese. Nel senso che, ma ne so, io penso che quando si muovono le forze populiste così populiste in un momento di gravissima crisi economica, insomma, quando poi tanti fattori concorrono, possono concorrere invece a creare un clima per nulla così comprensivo e così razionale, come diceva anche Lei, Barca, perché è molto difficile spiegare le buone ragioni di questa Europa, eh, è molto più facile dire no all'euro, no alla Merkel. no... no L'Europa non ha buone ragioni, l'Europa sta sbagliando. L'Unione monetaria non è sostenibile nel medio termine. Questo non deve essere Grillo a dirlo, deve essere il Partito Democratico a dirlo, soltanto eh, dicendo che l'Europa deve andare avanti, non deve andare indietro, che è necessaria un'integrazione un politica. Mentre noi stiamo parlando, eh, io credo che il punto sulla da franco è fondamentale, ci stanno sentendo 55% degli italiani che non, che, che, che non vota o che non pensa di votare e che e probabilmente potrebbero essere il 65% delle elezioni europee. Queste sono persone, una larghissima parte delle quali, tiene il paese in piedi eh, allora, tu o, par, o, o dai il senso che ci sono eh, degli interventi effettivi di un, un grande progetto di manutenzione del territorio nazionale, che se ne viene a, a pezzi, eh, che non puoi fare oggi senza con, la, con, la, con, il, con il patto di stabilità interpretato nella maniera restrittiva in cui viene interpretato? È un modo molto concreto, non di wishful thinking eh, e non di difesa dell'Europa come oggi, che sbaglia. Però mi scusi. Attenzione, lei sta dicendo, dobbiamo dire noi quello che dice Grillo. Io spero che voi non lo diciate, nel senso che inseguire Grillo vuol dire avviarsi su una china molto pericolosa. In realtà è giusto quello che lei dice, ma attenzione, l'Italia non so il Partito Democratico a livello europeo quanto potere abbia di imporre le sue vedute, perché in realtà l'Egoland oggi in Europa sono i nazionalismi e l'Italia è guardata molto male con diffidenza, quindi rischia di diventare il capo espiatorio del resto dell'Europa e non l'interlocutore che riesce a imporre queste idee. Per cui io sinceramente sarei molto più cauto e più prudente. L'Italia è debole perché sceglie di essere debole, perché ha cessato di far valere il fatto di essere uno dei sei membri fondatori dell'Unione Europea. Se l'Italia eh, in maniera unitaria eh, pone sul tavolo dei requisiti che sono eh, da realizzare domani affinché l'integrazione europea riprenda il suo cammino, perché si è interrotto il suo cammino, siamo finiti nel regolismo, siamo finiti a fissare parametri. Eh, io io l'esempio che ho fatto, quello della flessibilità del patto di stabilità e gli investimenti, è ciò che chiede in Germania la grande sindacato tedesco proponendo un piano di questo tipo. Eh, quello che colpisce enormemente per una persona di sinistra che ha visto altri momenti della storia europea. E che in altri momenti della storia europea i partiti di sinistra hanno avuto una loro capacità di dialogo e di costruzione di un loro disegno dell'Europa. Oggi non c'è nessun dialogo. Per spezzare quei nazionalismi, eh, che altrimenti ci ricordano quelli che precedono il conflitto mondiale, per spezzare quei nazionalismi bisogna far valere il senso della cittadinanza europea, che è proprio della sinistra. Sì, però non mi scusi, io sono della molto è stata più contraria agli aiuti all'Italia e alla Grecia di quanto non fosse il partito di Angela Merkel. Ma non il sindacato Quindi, tedesco? Ho capito, ma lì. Ma messo, è... Vanno aperte le contraddizioni ai nostri avversari. Siamo forti quanto loro o deboli quanto loro? Eh, buona fortuna, sarà difficilissimo. <ride> Lei candiderebbe alle europee da Lemma o la Bindi alla fino a chiaro? Abbiamo detto che stiamo parlando di un rinnovamento, di, di persone che poi stiamo sette giorni a settimana a Bruxelles. Che presidi in un Parlamento europeo che ha fallito il suo mandato? Senta una curiosità finale prima di chiudere. Intanto come si fa a diciamo, contribuire alla sua raccolta fondi? E poi siccome lei ha detto che chi verserà più di 200 euro eh, lei cucinerà una cena. Ora la conosciamo ah, sì. come economista, come politico e direi che insomma. Tanti si fidano di lei e si possono fidare di lei, ma come chef, che garanzia dà? Il 27 dicembre farò la prima scena e, e, lo, e chi verrà sarà libero poi di fare i commenti che vuole. Dove? Quindi lo scoprirete, a casa mia, a casa mia. Ah, a casa? Il sì, sì. 27 faccio la prima scena per i primi. Quindi sul suo i blog c'è scritto tutto e per sul. Chi TV. vuole aggiungere qualcosa entra nel mio blog e, e, e lo fa. Lì c'è un limite che è di 500 euro. Ho capito, eh, speriamo che arrivino tanti 500 euro allora. Grazie. Eh, grazie Fabrizio Barca, eh, in bocca al lupo per il suo lavoro. Ricordo eh, che oltre al libro che ha presentato Paolo Pagliaro nel punto, La traversata, edito da Fittrinelli, c'è anche questo triangolo rotto, eh, che invece è edito da La Terza. E poi ricordo Chiara Gamberale grazie. con il suo romanzo che è già in classifica, che si chiama Per Dieci Minuti. Edito da uh, Feltrinelli. Uh, grazie, grazie Massimo Franco, Preciso. grazie Luis, grazie Chiara Camerale Preciso. e eh, linea adesso a Maurizio Crozza, Crozza nel Paese delle Meraviglie. E noi ci vediamo domani con sabato 8 e mezzo sabato, arrivederci.